Ciao a tutti, buonasera, ben arrivati a una nuova puntata tra Liberi Scrittori. E questa sera noi abbiamo come ospite uno scrittore che ci racconterà di una storia incredibile. Una storia, grazie a Dio, a lieto fine, perché a noi piacciono poi le storie che finiscono bene, questa è finita benissimo. Ma lui è partito per un viaggio, senza nemmeno che lo volesse in realtà, un viaggio di quelli in cui ti avvertono improvvisamente che devi partire e non sai nemmeno se ritornerai da questo viaggio, perché è un viaggio pericolosissimo, un viaggio che lui ha fatto rimanendo a Milano, quindi insomma non è che abbia uno di quei viaggi in cui uno dice gira il mondo, no, lui è rimasto a Milano e allora ci facciamo raccontare questo viaggio da Marco Dell'Acqua. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti gli amici che seguono Pierpaolo. È un onore essere Ciao qua. Marco, senti, stavo parlando di questa storia che tu hai voluto raccontare in questo bel libro che è Sono nato dopo mio figlio. È un libro che è nato in seguito a una vicenda che ti ha colpito personalmente nel 2005, se non ricordo male. È partito tutto quanto nel 2005 e che per un paio di anni ti ha coinvolto pesantemente. È una storia che poi, prendendola un po' alla distanza, sei riuscito poi a raccontare con una leggerezza, una levità, una leggerezza che ci ha permesso di guardare questa storia, di leggerla, di conoscerla. Senza pietismi, senza vittimismo, insomma, una storia bellissima. Ce la racconti? Allora, dico due cose sulla storia e poi faccio subito lo spoiler. Allora, sì, la storia è che a un certo punto della mia vita, una vita che andava bene, ero contento, mi ero sposato da poco, la casa nuova, 38 anni. Era il 2004, 2005 è l'anno 2004. chiave in cui succedono le cose, però 2004 inizia. Mi sento un bozzo sulla testa e vado a informarmi su cosa può essere. E dico già subito che la fortuna gioca sempre un peso. Primo colpo di fortuna che mia madre porta il cane ai giardini e incontra un neurochirurgo. Il neurochirurgo dice: vieni, mandalo da me. Mi tocca in testa. Quando sono andato al pronto soccorso e si accorge che c'è una scalanatura tra la teca cranica e questo bozzo. Dice: ah, cavolo, a me non piace, qua c'è qualcosa. Lui pensava a un tumore al cervello. Quindi già una paura tremenda di tutto. Io non ero preparato, ma nessuno è preparato. Però mi ricoverano, dice: bisogna toglierlo, ti dobbiamo operare per togliere questa cosa. Facciamo gli esami, si vede il bozzo, lui temeva che avesse infiltrato, invece mi operano, l'operazione va benissimo, non succede niente, sì, si era mangiata la teca cranica, quindi mi hanno messo una resina che chiude il tappo dove c'era questa massa, ma alla fine col cervello non c'entrava niente, hanno fatto l'esame istologico al vetrino e scoprono che è un mieloma, una malattia del sangue molto grave, con delle percentuali di sopravvivenza appunto 15-16 anni fa molto basse, fino a che quindi mi ricoverano in ematologia. Passo poi dopo cambio ospedale, perché quello lì dove mi avevano operato, non dico il nome, non mi è piaciuta tanto l'ematologia, sono arrivato all'Istituto dei Tumori di Milano. Naturalmente ero sposato da poco, volevo un figlio, volevo stare bene, realizzarmi, il lavoro, queste, magari fare viaggi, come dico nel libro, magari cose piccolo borghesi, ma che mi piaceva fare, stare con gli amici, la luce, il sole. Quindi mi iniziano a curare, non rispondo alle cure con la chemio. Allora decidono di darmi un farmaco innovativo. In quel momento lì l'unica strada. Questo è un altro di quegli snodi particolari della Sì, tua storia, questo sì, sì. farmaco che era veramente sperimentale negli Stati Uniti. Sì, e più che No, sperimentale, era sperimentale diciamo, in Italia, mentre negli Stati Uniti sì, è era già stato stato approvato, approvato. esatto.
In Italia però lo davano solo a chi era in ricaduta, no? E invece il mio primario, anche lì un'altra volta il fortunato, decide che me lo danno come trattamento di prima linea, perché non avevo risposto bene alla prima chemio, e qui cambia tutto, perché io miglioro, però il percorso prevedeva due autotrapianti con le mie cellule staminali di midollo osseo e un trapianto da donatore. Però per fare questi trapianti bisogna fare la chemio, e si chiama chemio ad alte dosi, che provoca infertilità. Perciò ci dicono anche, se tu vuoi un figlio, lo devi, adesso tra una settimana parte tutto, partiamo con la chemio, con le terapie. Se tu vuoi un figlio devi provare a cercarlo adesso, o comunque a fare il congelamento dei gameti. Proviamo a cercarlo, e in una settimana succede che mia moglie rimane... Ida, esatto, citiamola. Ida rimane incinta, e quindi anche questo qui è un altro, non so, qualcuno ha deciso, io non so se Dio, karma, destino, qualche la fortuna, insomma è successo così. Però io non sapevo se l'avrei conosciuto questo figlio, perché veramente la diagnosi era molto pesante, molto infausta, come usano dire i dottori. Iniziano le terapie, vado avanti, il bambino cresce, fino a quando non si arriva a fare il trapianto definitiva, trapianto da donatore non consanguineo. Cioè hanno trovato nella banca dati mondiale una donatrice americana che era compatibile con il mio midollo al 100%. Diciamo subito che il trapianto di midollo non è un'operazione, ma funziona come una trasfusione. Ti fanno una chemio molto forte che spazza tutto il midollo osseo, quindi tutto quello che c'era buono e cattivo dentro nelle tue cellule progenitrici del sangue, ti mettono queste cellule staminali del donatore. E quindi questo è stato il passo definitivo, perché poi sono rimasto immunodepresso, bisognava controllare che il sistema immunitario della donatrice non attaccasse i miei organi, e quindi dovevano tenermi le difese immunitarie basse, perché era molto rischioso. Però perché dico sono nato dopo mio figlio? Perché questo è successo quando mio figlio aveva 6 mesi. E io in quel momento lì, che ho potuto capire il momento lì, che è durato un anno e mezzo, dopo il trapianto, che non avevo più bisogno di terapie, che non avevo più bisogno di altro. Per quello che dico sono nato dopo mio figlio. E non solo, ma io ho avuto anche la fortuna di raccontare il dopo. Infatti il libro, no, che insomma tutta la prima parte raccontano tutte queste cure, il modo in cui tu le hai vissute, ci sono dei momenti veramente molto appassionanti da questo punto di vista, perché tu riesci a farci entrare nella storia raccontando quello che ti è accaduto e quello che accade anche ad altre persone che ti stanno lì intorno, facendoci appunto, coinvolgendoci, ma mai cercando del pietismo. Questo è una cosa spettacolare, cioè veramente è veramente difficile. Sei riuscito, probabilmente anche la distanza, o probabilmente anche il tuo carattere, che riesce a mantenere questa distanza e a vederlo come se non fosse neanche tu, o non ci fossi neanche passato in mezzo a una cosa del genere, ma a guardarlo con molto distacco e con molta ironia a volte. E poi c'è tutto il dopo, perché l'ultima parte è proprio dedicata a quello, no? che sei riuscito a goderti dopo. Infatti, la prima cosa che dico però subito a pagina 2 è che ho avuto culo, cioè proprio anche... Tutti quelli che hanno recensito il libro hanno usato anche loro la parola, proprio la parola giusta, che è questa. Perché dico nel libro, non racconto la mia storia e tutto quanto, però qui a voce posso dire un paio di cose in più, no? Che c'è differenza fra la testimonianza e l'esperienza, no? Allora, la testimonianza può riguardare il mio caso, come sono stato curato io, quello che è successo a me, ma dell'esperienza del cancro, di una cosa così pesante,
nell'esperienza rientra tutto, no? Quindi anche il fatto delle altre persone che incontri, ad esempio nella sala d'aspetto, che ad esempio fanno le cure con te, che ad esempio hai, con cui sviluppi un rapporto forte di solidarietà, di amicizia, di vicinanza, e però poi dopo a un certo punto vedi che nella sala d'aspetto queste persone non ci sono più, e non è perché sono guarite che non ci sono più, non ci sono più, punto, la loro storia è finita, non è finita male, è finita bene, male. E allora io ho avuto invece la fortuna di andare avanti e di poter raccontare, come dici tu, il dopo, e di onorare i miei medici, la struttura, il sistema sanitario che mi ha salvato la vita. Io faccio sempre una citazione anche nel libro dell'uomo della pioggia, questo, di John Grisham. Sì, esatto, questo è molto bello, perché c'è un riferimento, spesso fai riferimento alla bontà della scienza, quindi alla ricerca, certo, e il tuo appello a quello da donare per la ricerca. Per la ricerca, certo, e poi al sistema, al nostro stato sociale, al sistema sanitario nazionale. Esattamente. Come dicevo, chi avrà visto quel film di Francis Ford Coppola, tratto dal romanzo di John Grisham, ricorderà che c'è un ragazzo che muore di leucemia perché non riesce a fare il trapianto, in quanto il trapianto non era coperto dall'assicurazione, l'assicurazione continuava a rimandare il fatto di poter fare il trapianto. A me l'hanno fatto e non ho speso una lira, ma soprattutto ho avuto un'assistenza incredibile, e quindi questo è uno dei motivi per cui ho scritto il libro. Un altro dei motivi è per, ovviamente, come dire, portare la testimonianza e dire che le cure ci sono, che sono molto migliorate rispetto a quando è successo a me. Adesso ci sono più opzioni terapeutiche, veramente tante, le persone possono in qualche modo cronicizzare la malattia, e ci sono anche delle nuove prospettive con un nuovo modello di cura che ingegnerizza le cellule del paziente, vengono ingegnerizzate, poi vengono reimmesse in modo che vadano a dare la caccia a quelle maligne e le spazzino via. Quindi quello. E il terzo punto è per ricordare sempre ai sani la fortuna che hanno di essere sani, cioè in ogni momento, in ogni cosa che fanno, che possono fare perché sono sani, fanno il record del mondo perché sono sani, possono andare a lavorare tutte le mattine perché stanno bene, perché questo è un valore che noi diamo spessissimo per scontato, e questo era quello che ci tenevo a raccontare. Così come anche, e di questo sono orgoglioso, per tutto il libro, che sono 204 pagine, non ho mai usato la parola resilienza, ma non l'ho usata neanche per scrivere che non usavo quella parola lì, no? Perché la resilienza, che cosa, chi riguarda, chi racconta la resilienza, chi ce la fa, no? Allora ti sei adattato, sei sopravvissuto, e chi non è sopravvissuto cos'è? Meno resiliente? Certo. Chi non ce l'ha fatta non è che perché è un inetto, ha lottato magari anche molto più di me, però solo ha avuto sfortuna, le cure, non ha risposto alle terapie, no? Per questi tumori del sangue poi molto spesso non si conoscono bene le cause, non è come dire che c'è una correlazione tra il fumo e il cancro polmone, è fumato adesso qui e non c'è neanche prevenzione da fare, non puoi fare la prevenzione, ti arriva e basta, quindi una grande sfortuna. Però poi le persone, ovviamente crediamo nelle persone e lottano e si danno da fare, soffrono. Io dico, chi non sa soffrire non può apprezzare la vita di tutti i giorni, no? Come dice anche Alberto Fortis, dice: Vincenzo, io ti ammazzerò perché tu non sai soffrire. E poi c'è Milano, che ha anche un ruolo, come hai detto bene, fondamentale. Sono di Milano. Sì, hai scritto anche un libro su Milano. Su Milano, 101 perché, è sulla storia di Milano che non puoi non sapere, che sono degli aneddoti sulle storie, sui posti, sui luoghi. È uno di questi, ovviamente, è l'Istituto dei Tumori. Quindi i miei luoghi preferiti di Milano sono l'Istituto dei Tumori, dove sono nato la seconda volta, e la clinica Mangiagalli, dove è nato mio figlio. Perché io dico anche che ho conosciuto il peso preciso della felicità, cioè 3.770 grammi, che erano il peso di mio figlio quando è venuto al mondo, mentre io ero alle prese tra un trapianto e l'altro,
che non ho potuto neanche godere perché poi appunto ero immunodepresso e tutto. Poi sono stato ricoverato per fare il trapianto da donatore, sono stato tanti giorni, e un giorno però, era il giorno di Pasqua, non c'era tanta gente in reparto, in ospedale, uno di quei giorni in cui i medici passano poco, ma c'era una dottoressa di guardia, e che mia moglie ha portato il bambino e lei ha rotto il protocollo, me l'ha portato dentro la stanza sterile dove non si poteva entrare, così l'ho potuto toccare, e questa cosa qui mi mette i brividi ancora adesso. E così ho detto: cosa ne pensa Lorenzo del libro? È molto, si sente molto al centro dell'attenzione, e se ne è reso conto man mano che passavano gli anni, no? Perché lì era molto piccolo e non capiva. Adesso con il libro e tutto, si sente un po' in imbarazzo, perché si parla tanto di lui, e anche alle presentazioni, poi dopo tutti le persone lo cercano, lo guardano, lo vedono, e lui questa cosa si sente osservato e non gli piace, no? Come tutti gli adolescenti, vuole un po' fare la sua vita, e trovarsi al centro di un'attenzione degli adulti non gli piace, cioè nel senso anche positivo, no? Ovviamente è orgoglioso del libro, sa benissimo che ha un papà grazie a tutto quello che è stato fatto perché questo accadesse, no? Quindi alle terapie e a quello che ho raccontato e alle persone che ho incontrato. Ho incontrato anche delle persone, ho incontrato un medico grandissimo che si chiama Gianni Bonadonna, che è quello che ha messo appunto la cura gold standard, sì, per il linfoma di non Hodgkin. E poi tra gli incontri che ho fatto nella mia vita ne racconto uno anche per dire dei miei posti preferiti di Milano, che c'è anche nella video. Io ho conosciuto Alda Merini quando ero molto giovane e lavoravo appunto al Libraccio. A Libraccio, il primo Libraccio, quello che c'era su Naviglia Milano, e lei veniva lì. Allora lei non era ancora famosa, non era ancora nata Maurizio Costanzo, Legge Manconi e tutto quanto, perché poi comunque di soldi lei, poveretta, non ne ha mai avuti tanti. Anche dopo hanno sfruttato tantissimo il suo personaggio, perché era così bizzarra. E allora mi dice: vabbè, scriviamo un libro con la Merini, dai, lo pubblichiamo noi come libreria. Lei viene qua, detta, scrivi, e poi tu vai a casa sua, fai. Però era un personaggio così ingestibile completamente, cioè bisognava dedicarsi a lei tutto il giorno, 24 ore, per poter avere qualcosa, no? Poi magari ti diceva un verso, lo scrivevi ed era meraviglioso, ma poi sistematizzare tutto, renderlo così, e insomma il libro non si è fatto. E un po' magari posso avere un piccolo rimpianto, però già il fatto di averla conosciuta, dei suoi vezzi, che lei aveva 10.000 lire e le regalava uno, poi dopo chiedeva i soldi a un altro per fare la spesa, oppure toglieva sempre il filtro dalla sigaretta per fumarla. Marco, prima parlavi dei luoghi di Milano, hai parlato della Mangiagalli, hai parlato dell'Istituto dei Tumori, non hai parlato di San Siro, però. Però, che è il vostro patrono, no? Che quindi il 9... Noi Sant'Ambrogio il 7, quindi a Pavia fanno il ponte, e stiamo facendo il ponte oggi, stasera, l'abbiamo appena fatto, e invece voi ce l'avete spostato il ponte, insomma. No, ma San Siro Stadio. San Siro Stadio, certo, che è dove racconto anche un episodio di un derby che ho vissuto dentro, ecco, all'ospedale, in cui fa gol Calazze, io sono milanista, e Calazze che non faceva mai gol. Ecco qua la dimostrazione. Calazze non faceva mai gol, ha fatto gol in quel derby lì, che era un derby giocato un venerdì di Pasqua con un Inter contestatissimo, e noi vinciamo 1-0. Vabbè, poi racconto questa storia nel libro, in un libro che ho fatto sul Milan, lo mandiamo a Calazze, Calazze poi mi ha mandato la sua maglia firmata, è stato molto gentile anche lui, anche se non l'ho mai conosciuto. Quindi e racconto anche, per esempio, adesso che mi fai parlare del Milan, racconto anche di quando, per introdurre chi sono, che io ho vissuto gli anni 80 al liceo, all'università, ho vissuto il cambiamento quando a Milano si passa dall'Eskimo al Montclair, da Mao alla Reagan e Thatcher,
dagli operai che leggono Lotta Continua agli operai che leggono Il Sole 24 Ore, dalla Vincenzina di Monicelli davanti alla fabbrica con la canzone di Annacci, sì, alla Barattini Tenti di Yuppies. Tutto questo succede in pochi anni, meno di 10, e il Milan passa dalla Serie B alla Coppa dei Campioni in 6 anni, no? Perché nell'83 veniamo su dalla B, nell'89 vinciamo la Coppa dei Campioni, è una roba incredibile, improponibile, impossibile adesso. Così come tutti i cambiamenti che ci sono stati, dalla ghisa, dalle ferriere, dall'acciaio al terziario, alla moda, alla comunicazione, alle TV commerciali, dalle radio che erano libere alle radio, sì, che sono diventate private, no? È proprio un cambio del lessico anche proprio che ha accompagnato questa cosa. E tutto quello che adesso avete ascoltato dalla voce di Marco lo trovate dentro il libro, perché il libro è vero che ha questa storia enorme, grandissima, che fa da collante naturalmente, ma in mezzo ci sono tante storie che Marco ha vissuto, che Marco e che tutti quanti noi abbiamo vissuto, tutte le persone che ha incontrato, perché è un libro che è veramente denso di umanità. È molto bello da questo, grazie, punto di vista, perché ci sono tanti personaggi, tante persone che sono andate a comporre questa storia. Si intitola Sono nato dopo mio figlio, è un libro bellissimo, non potete non leggerlo. Grazie Marco. Grazie Pierpaolo, grazie mille, un saluto a tutti quanti. Comprate il libro. Certo. Alla prossima. Alla prossima, grazie Pier.